Dalla possibilità di correre da solo con le sue liste civiche a quella di accordarsi con il centrodestra, Fabrizio Di Stefano sorprende tutti annunciando la sua uscita di scena dalla competizione per le regionali del 10 febbraio. Una decisione sofferta, ma che tiene fede alla sua coerenza, alla luce di uno scenario, in particolare quello del centrodestra, che a suo dire non promette nulla di buono. Correre da solo mi avrebbe potuto tirare addosso le invettive e diventare il capo espiatorio di un'eventuale sconfitta del centrodestra, cosa che se dovesse accadere non sarebbe stato comunque per colpa mia, ma per evidentemente per scelte e strategie delle segreterie romane fallimentari. Allearmi nel centrodestra, credo che io sono 30 anni e più che faccio politica. Ho sempre fatto politica perché ci credevo e ci credo e devo credere nelle battaglie e nelle scelte. Non credo in questa proposta del centrodestra. Non ho quel giudizio tranchant che hanno Pagano, la Lega hanno dichiarato mesi fa del candidato presidente Marsilio, che anzi io apprezzo e stimo perché lo conosco da tanti anni. Ma non ritengo che sia una strategia, una linea, una candidatura adatta all'Abruzzo. Non riusciamo però ad immaginarci uno come Di Stefano totalmente disinteressato ad un appuntamento elettorale così importante. Lascerò via libera a tutti i componenti di eventualmente chi volesse candidarsi di trovare un'adeguata e al loro modo giusta collocazione e io li sosterrò. La cosa sorprendente è che qualcheduno diceva che non avevo liste, che erano deboli. Stamattina non riesco a frenare il telefono perché tutti mi stanno chiamando chiedendomi i miei candidati. Forse non erano così deboli, evidentemente. A destra come a sinistra. Io, facendo una scelta sulle persone, sceglierò di appoggiare quei candidati che riterrò meritevoli del mio sostegno. Intanto non si fa attendere la replica del candidato di centrodestra Marco Marsiglio, che in una nota spiega quanto abbia apprezzato che Di Stefano non si voglia prestare a facili strumentalizzazioni e che spera con i fatti di dimostrare che le sue perplessità nei suoi confronti sono infondate. Resta però in Di Stefano qualche rammarico? Resta il rammarico che a 3 giorni dalla presentazione delle liste non sento ancora parlare da parte di nessuno di programmi. È evidente allora che c'è una competizione al potere e non al futuro dell'Abruzzo.